Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come si applica un fotoritocco con GIMP, che è un programma alternativo a Photoshop del mondo open source e del mondo Linux, e per esempio cambieremo i colori ad una foto di Monica Bellucci, che è una mia contemporanea. Carichiamo subito questa foto. Monica Bellucci JPG, l'abbiamo scaricata semplicemente da internet. E che cosa facciamo? La prima cosa da fare è duplichiamo subito il layer per mantenere, diciamo, quello originale, e quindi tasto destro, duplica il layer, cioè abbiamo duplicato il livello e come vedete appare la scritta copia. Togliamo la vista da quello originale per non toccarlo, siccome alcune procedure potrebbero essere distruttive abbiamo subito duplicato il livello. E per rendere più interessante la cosa, cambieremo gli occhi di Monica dal suo bel marrone ad un verde un pochino più artificiale. Applichiamo una desaturazione, facciamola in bianco e nero. Quindi scegliamo il menu colore, desaturate, e lasciamo anche luminosità. Vedete? Scegliamo sempre se è meglio lightness, luminosity o average, è meglio luminosità. Quindi, come abbiamo visto, duplicando il livello, noi adesso abbiamo due livelli, uno colorato, se clicchiamo l'occhio, e uno desaturato. Noi faremo una bella foto saturata in bianco e nero di Monica con gli occhi verdi. Con il tasto CTRL sulla tastiera e la rotellina del mouse, zoomiamo un po' sull'occhio per operare in una maniera un pochino più corretta. Scegliamo lo strumento di soluzione di selezione ellittica o circolare, stando attenti che sia selezionata la prima opzione, e selezioniamo l'occhio. Tentiamo di farlo più preciso possibile, anche limitatamente alle tempistiche di YouTube. A questo punto noi sappiamo che è solo l'iride l'entità che deve essere colorata, quindi noi dobbiamo sottrarre a questa selezione la pupilla, e scegliamo l'opzione sottrarre dalla corrente selezione. Clicchiamo, creiamo una pupilla, la inseriamo all'interno dell'occhio e la ridimensioniamo in maniera tale da costituire una misura, diciamo, misura abbastanza precisa, compatibile con l'occhio umano. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato una selezione grande e ne abbiamo sottratta una piccola, perché la pupilla non deve essere colorata. La nostra selezione è stata fatta, andiamo nel menu colore, la voce colorized, e se noi portiamo questa opzione, la hue, verso sinistra, vediamo che viene da desaturata viene colorata. Scegliamo un valore preciso da ricordarci per l'altro occhio, scegliamo il valore 100. Se noi adesso andiamo nel menu selezione, facciamo seleziona niente e torniamo indietro, vediamo che l'effetto è abbastanza piacevole. Abbiamo una foto desaturata in bianco e nero con un occhio verde. Sempre CTRL la rotellina, facciamo nuovamente zoom sull'occhio destro di Monica e applichiamo la stessa tecnica di fotoritocco identica. Scegliamo il menu di selezione ellittica, stando attenti che è selezionata la prima modalità, la selezione normale. Tentiamo di fare una selezione più precisa possibile operando appunto sugli angoli della selezione. Scegliamo adesso sottrarre alla corrente selezione, creiamo una pupilla ad occhio, la sovrapponiamo e come sempre con le maniglie tentiamo di sottrarre la selezione della pupilla. Credo che vada abbastanza bene. Abbiamo creato una selezione grande e ne abbiamo sottratta una più piccola. Nel menu colore, la voce colorize, possiamo riportare la hue nuovamente a 100 per corrispondere il valore esattamente identico all'altro occhio. Menu seleziona, none, cioè togliamo tutte le selezioni, ed ecco che abbiamo fatto i due colori. Adesso, se noi vogliamo fare qualcosa di più carino, potremmo anche fare, per esempio, rimettere il colore alle labbra di Monica. Allora, a questo punto noi che cosa facciamo? Noi, tasto destro nel layer duplicato, nel livello duplicato, e facciamo aggiungi canale alfa. Poi facciamo tasto destro, aggiungi una maschera di livello, layer mask, e facciamo white full opacity. Perché white full opacity, cioè bianco opacità totale? Perché noi, selezionando la maschera, stiamo sempre attenti quando facciamo il fotoritocco a comprendere se bisogna selezionare il livello, che è questo quadratino qui, o la maschera. Vedete che cambia il bordo. Noi, avendo messo sotto il livello colorato e avendo creato una maschera di selezione che ci consentirà di demolire il bianco e nero, se noi adesso scegliamo lo strumento pennello, ad esempio, e vedete,
coloriamo. Quando io creo una maschera di livello, la seleziono e scelgo il colore nero, in realtà non sto colorando la foto di nero, ma sto demolendo il livello superiore per far comparire in trasparenza il livello inferiore. È per questo che quando abbiamo creato la maschera gli abbiamo detto di fare una maschera a opacità completa, nel senso che possa tutta la foto rimanere opaca nei confronti del livello sotto, tranne la trasparenza che abbiamo aggiunto per le labbra. Quindi stiamo facendo un fotoritocco. Qualcuno si chiederà: ma perché il colore nero sta facendo diventare rosse le labbra? Perché in realtà nel fotoritocco il colore nero è ciò che svela ciò che è all'interno del livello sottostante. Se noi per esempio togliamo la vista dal livello in bianco e nero, vediamo che la foto sotto è rossa. Quindi aggiungendo un canale alfa di trasparenza, aggiungendo una maschera di bianca con l'opacità totale e operando con lo strumento nero, noi non facciamo altro che dare alla foto una opacità totale per tutta la parte della foto tranne quella dove applichiamo questo strumento, ed ecco che questo ci fa rivenire praticamente a galla il colore originale. Noi non stiamo colorando di rosso le labbra, noi stiamo dando il colore originale, facciamo un po' a nulla che qui ho sbagliato, stiamo dando semplicemente il colore originale, aumentiamo un po' la grandezza dello strumento se no ci mettiamo troppo, stiamo dando semplicemente il colore originale che c'è a livello sottostante. Adesso poi ovviamente qui dipende dalla sia bravura della persona che fa il fotoritocco, sia dalla precisione dello strumento. Io sto usando purtroppo il mouse, tenteremo di farlo più preciso possibile e più veloce possibile, anche se vedete che sto facendo degli errori, ma è facile vedere. Notate che qui io ho fatto una specie di bordo rosso. A questo punto si può invertire il colore, fare il bianco e ripristinare la situazione, vedete? Ecco perché si usa il nero, perché si usa il rosso. Facciamo velocemente per non far andare il video oltre, diciamo, i 15 minuti, ma speriamo di rimanere sotto. Tentiamo di rimuovere piano piano questi bordi, riduciamo un pochino la dimensione dello strumento per essere un pochino più precisi qua. Vediamo, continuiamo, perché rimane questo bordo un pochino nero e noi vorremmo fare il fotoritocco più preciso possibile. Vediamo qua, continuiamo. Anche ovviamente lo stesso, il problema nel fotoritocco è sempre quando si entra a contatto fra due aree diverse. Noi abbiamo il contatto fra le labbra e il viso e poi abbiamo il contatto fra i denti e le labbra. È questo il problema del fotoritocco, fare un fotoritocco credibile nelle aree di contatto. Vediamo, andiamo in zoom indietro, possiamo dire non è venuto benissimo, ma possiamo dire che va bene. A questo punto noi è sufficiente, potremmo anche fare tasto destro, vediamo se ritrovo l'opzione Merge Visible Layers, e noi facciamo, cioè mescoliamo tutti i livelli, poi facciamo File, Esporta come, e salviamo come monicabellucci.png, che è il formato per esportazione di grafica, e diciamo compressione nulla per fare un livello di qualità più alta. Chiudiamo e vediamo com'è venuto. Vediamo com'è venuto, eccola qua, questa è la foto originale in JPG e questa è la foto desaturata e poi con i colori. Diciamo che l'effetto non è, diminuiamo un pochino lo zoom per far vedere meno possibile che la bassa qualità del fotoritocco, ma diciamo che è avvenuta abbastanza in maniera interessante. È una foto desaturata in bianco e nero con gli occhi verdi e le labbra rosse di Monica. Grazie a tutti per aver visto questo video, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.